spiaggia si è ristretta ancora un metro. Quella foto dietro di me è la foto scattata oggi alla stazione di Budapest in Ungheria ed è un'immagine che rappresenta perfettamente come viene vista l'Europa d'oggi. Sono dei migranti a cui è stato impedito, nonostante avessero un regolare biglietto, di prendere dei treni. Andavano in Germania. Perché è successo? E soprattutto perché Angela Merkel ha deciso di aprire le porte della Germania ai siriani in fuga dalla guerra? Ma anche questa sera la notizia è qui, nei nostri studi, ad In Onda, perché oltre ai tanti ospiti che vi presenteremo, abbiamo questa sera Giuseppe Castiglione, che è il sottosegretario del nuovo centrodestra, coinvolto peraltro nella vicenda del CARA di Mineo. Vi presento subito gli ospiti di questa sera, buonasera e benvenuti a In Onda, lo annunciavamo poco fa nel nostro sommario. Benvenuto a Giuseppe Castiglione, nuovo centrodestra. Buonasera. Benvenuto a Stefano Fassina, uscito dal Partito Democratico e all'opposizione del governo Renzi. Buonasera. Buonasera al direttore Marcello Sorgi. Buonasera. Andiamo subito a Venezia con il filosofo e il professor Massimo Cacciari. Mi dicono che il collegamento è già pronto con Venezia. Buonasera professore. Buonasera. E invece a Milano Alessandro Morelli, direttore di Radio Padania. Buonasera. Questo i nostri ospiti. Intanto io vi ricordo l'hashtag per commentare in diretta la nostra diretta, hashtag In Onda la 7. Torniamo tra pochissimo in studio con un grande servizio, ospite Castiglione, coinvolto nella vicenda di Mafia Capitale, il CARA di Mineo. Tra poco. C'è un filo rosso che collega Roma con Catania. È un intreccio di interessi e politica che ruota intorno all'affare della gestione delle emergenze immigrati. Tre procure stanno ricostruendo i rapporti tra i responsabili nel tempo del più grande centro di accoglienza per richiedenti asilo d'Europa e il mondo di mezzo di Buzzi e Carminati. Se parlo sul CARA di Mineo, cade il governo. A dirlo ai magistrati è Salvatore Buzzi, l'uomo delle cooperative nell'inchiesta Mafia Capitale. Incalzato durante l'interrogatorio del 31 marzo davanti ai PM si difende su tutto, ma sul centro di accoglienza siciliano tentenna a lungo. Poi qualcosa racconta e fa anche il nome del sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Castiglione. Due mesi dopo Castiglione riceve un avviso di garanzia. Insieme ad altre 5 persone viene accusato di aver manipolato l'asta per l'assegnazione dell'appalto da 100 milioni di euro della gestione del CARA. I sospetti degli inquirenti su Castiglione nascono dalle intercettazioni tra Buzzi e un altro regista sulla scena di Mafia Capitale, Luca Odeven. Odeven è stato, senza soluzioni di continuità, membro di tutte le commissioni che hanno assegnato dal 2011 ad oggi gli appalti per le gestioni dei servizi nella megastruttura di Mineo. A nominarlo al tavolo nazionale per l'immigrazione in rappresentanza delle province italiane è stato proprio il deputato e leader in Sicilia del nuovo centrodestra Castiglione, in forza allora del suo duplice ruolo di presidente dell'Unione Province Italiane e di soggetto attuatore del CARA di Mineo. Il premier Renzi difende il suo sottosegretario e esclude le sue dimissioni. Il 23 giugno l'aula della Camera respinge 3 mozioni di censura contro il sottosegretario, a larga maggioranza. Favorevoli 86, contrari 306, la Camera respinge. Dopo la pronuncia del Parlamento, Castiglione difende le sue scelte in un'audizione. Anche la nomina del dottor Odeven come consulente, quindi come per portare questa esperienza al CARA di Mineo, io la chiesi al soggetto, al commissario delegato. Io chiesi al prefetto Gabrielli se era possibile avvalermi della professionalità, dell'esperienza del dottor Odeven. Io vorrei sfidare qualcuno nel luglio del 2011 se poteva mettere in discussione la professionalità del dottor Odeven. Gabrielli è oggi prefetto di Roma e affianca il sindaco Marino nel governo della città. Il prefetto conferma di aver avallato le scelte di Castiglione e anzi racconta di aver concordato con Odeven sull'opportunità di fare una gara che avrebbe portato il costo per immigrato da 46 a 29 euro al giorno. Riemerge così una tesi difensiva ricorrente, che Buzzi e Odeven erano per tutti stimati professionisti e autorevoli rappresentanti della cooperazione. Allora, riavvolgiamo il nastro. Sembra esserci un filo invisibile che porta da Roma a Catania e che sposta in Sicilia uno dei pezzi dell'inchiesta Mafia Capitale, che è il pezzo che, a sentire quanto dice un imputato, cioè Buzzi, ai pubblici ministeri, è quello che farebbe più paura al governo. Noi qua abbiamo il sottosegretario Castiglione, che è
diciamo, è il sottosegretario indagato per il CARA di Mineo. Oggi nei verbali segretati la tirano in mezzo dicendo che lei avrebbe preso a un serbatoio di voti che derivano dalla, proprio appunto dalla costruzione del centro d'accoglienza. Come se lo spiega? Intanto io non conosco Buzzi e ho querelato Buzzi, quindi oggi stiamo parlando e stiamo commentando degli atti segretati, cioè quindi stiamo commentando quelli degli atti segretati oggi quelli che oggi sono usciti sul giornale, quindi mi pare che la ricostruzione è abbastanza fedele, una ricostruzione che ci riporta a luglio del 2011, quando io ero presidente delle province italiane e quando Maroni chiese ai comuni, alle province e alle regioni di assumere con grande responsabilità in un momento difficilissimo. Oggi magari abbiamo le strutture, c'è un'organizzazione, cioè, oggi parliamo del centro cosa... più grande di parliamo Europa. Nel luglio del 2011 noi non avevamo nulla, quindi i comuni, le province e le regioni sono state chiamate ad un atteggiamento di grande responsabilità di fronte a un flusso migratorio che allora sembrava inarrestabile. Ma perché a Mineo e non a Trapani o a Siracusa? A luglio, perché vicino del 2000... a luglio del 2011 noi facciamo il centro di Mineo, viene requisito, cioè il governo nazionale, il governo Berlusconi e il governo Maroni e il ministro Maroni requisiscono il centro di Mineo, perché noi con il prefetto di allora e con tutti i sindaci avevamo approntato un piano dove mettevamo a disposizione delle strutture, opere pie, chiese, strutture, caserme in disuso. Avevamo già fatto il nostro piano diffuso sul territorio provinciale, perché allora si disse, mi pare che sia un'emergenza, una vera e propria emergenza, quindi i comuni, le province e le regioni, quindi dateci una Berlusconi mano. E Maroni requisirono il centro, si fece un'ordinanza di protezione civile, quindi un'ordinanza di protezione civile dove io sono indicato, perché la regione ha fatto formalmente una lettera dove ha scritto la regione: io non intendo assumermi la responsabilità del centro di Mineo. E si è assunta lei. E quindi a quel punto il commissario delegato, che era il prefetto Gabrielli, mi chiese di, assieme a Maroni, mi chiesero di assumere la responsabilità di soggetto attuatore con soggetto commissario delegato il prefetto Gabrielli. Ma perché l'ha chiesto proprio gli atti, a lei? Tutti gli atti, perché io ero presidente della provincia italiana, perché ero al tavolo nazionale, perché quindi mi hanno chiesto quando la regione non formalmente disse di non essere disponibile ad assumersi la responsabilità, quindi soggetto commissario delegato Gabrielli, soggetto attuatore, significa che tutti gli atti sono atti della protezione civile, che io ho chiesto preventivamente tutti gli atti venissero adottati anche dalla Corte dei Conti, quindi la linearità, però la trasparenza. Al di là dell'indagine c'è un punto politico. No, ma parliamo anche del tema della gara di cui si parla. Ecco. Nell'ordinanza di protezione civile, la prima gara nell'ordinanza di protezione civile era dato al commissario delegato e quindi al soggetto attuatore facoltà di derogare al codice degli appalti, cosa che io non ho fatto. Ho fatto una gara, ho avvisato tutte le imprese iscritte all'albo con una email, perché i tempi erano assolutamente ristretti. Ci spiega come è finito il CARA di Mineo in mezzo a questo risico? Ma infatti io romano. Penso che la vicenda Mineo sia una vicenda assolutamente diversa rispetto a quella di Mafia Capitale, se non per il collegamento con Odevenne. L'ho detto poco fa nell'audizione in commissione migranti. Io sfido chiunque a non ritenere Odevenne all'epoca nel 2011, quando si doveva nominare un tecnico, cioè l'ANCI Chiamparino, l'Unione delle Province Castiglione ed Errani, Conferenza delle Regioni, dovevano indicare un tecnico. Io indicai allora il direttore della Polizia Provinciale di Roma, quindi persona autorevole, competente. Pensavamo di aver fatto... Lo stesso Di Rendi, lei dice... che non ha intascato soldi, però dice Castiglione. No, è un piccolo particolare, questo che c'è una condizione di questa che non ha intascato soldi, non è un fatto, ci torneremo, però l'ultima cosa che poi apriamo a Cacciari, Sorge e tutti gli altri. Sì, l'ultima cosa che chiedo, Odevenne fa notare che lei ha incassato praticamente dei voti lì, perché dice il nuovo centrodestra che prende il 3% a livello nazionale in quella zona dove c'è il CARA, centro d'accoglienza di chiedete asilo, e dove c'è Castiglione arriva al 30-40%. Intanto noi parliamo del nuovo centrodestra che nasce nel novembre del 2013, tutti questi fatti sono svolti nel luglio 2011, prima della PDL. Quindi mi piacerebbe capire a quale competizione elettorale fanno riferimento, perché se fanno riferimento alle elezioni politiche del 2013 noi abbiamo preso meno voti rispetto al quinquennio precedente, quindi addirittura abbiamo meno voti, quindi se elezioni politiche, 5 province. Castiglione, questo lo riprendiamo. Per capire, quando parliamo di Mineo, parliamo gentile, di elezioni europee, per dare un dato, perché altrimenti diventa tutto ridicolo.
Cioè, quando parliamo di elezioni europee, un collegio di 6 milioni e mezzo di abitanti, il famoso 39% è pari a 700 voti. Questo sarebbe il dato. Castiglione, cerchiamo una volta per tutte, anche sta volta, Castiglione non prende soldi. Intanto, perché in una giornata come questa, in cui sono uscite queste cose che la riguardano direttamente, lei viene qui in televisione e si sottopone al nostro fuoco di fila di domande. Ma con piacere, perché non c'è lo spazio per poter parlare di cose di argomenti però veri. Però apriamo la questione, oltre alla questione giudiziaria, la questione politica. Poi io sono destinatario di un avviso di garanzia provvisorio. Perché dopo tutte le polemiche che sono uscite... Provvisorio che vuol dire? Provvisorio? Avviso di garanzia è un avviso di garanzia. No, c'è scritto avviso di garanzia provvisorio. Quindi sono destinatario di un avviso di garanzia provvisorio. E oggi stiamo discutendo di atti segretati. Io sapevo che gli atti erano segretati. Lei per noi è innocente fino al terzo grado di giudizio. Provvisorio no. Però lei è indagato, poi le auguriamo tutto il bene del mondo. Ma Cacciari Sorgi, la questione è per noi, credo, squisitamente politica a questo punto. Mi rivolgo soprattutto a lei, professor Cacciari, e poi Sorgi. Cioè, come può però un governo in questa fase essere credibile, viste queste ombre che ci sono? Parliamo di ombre, inchieste, come vi pare, sulla vicenda che oggi riguarda il CARA di Mineo. Oggi sembra la politica quasi impazzita, quasi all'unanimità, chiede la chiusura di questo centro di accoglienza e riconoscimento. Cioè, che credibilità ha il governo nella gestione del fenomeno? Professor Cacciari e poi Castiglio. Scusa, vorrei intervenire. Provvisoriamente. Se lo chiedesse a me. No, ma l'ho chiesto chiedendo oggi della chiusura del centro di Mineo. No, ma lo sto chiedendo. Io dico il centro di Mineo va chiuso. Cioè, ma di che stiamo parlando? Cioè, lei mi deve. Anche lei dobbiamo riferirci al 2011, all'emergenza. E quindi l'ho chiesto provvisoriamente a Cacciari. Se dice provvisoriamente a Cacciari, lo chiedo. Torniamo. Professor Cacciari, la credibilità del governo nella gestione della vicenda migranti, questione che come vedremo tra poco in Europa con delle immagini incredibili da Budapest. Prego, professore. Questa è la questione su cui posso intervenire, sulle vicende dell'onorevole Castiglione, francamente non saprei che dire, se la vedranno i magistrati, ci sarà un'indagine, mi sembra che le cose che abbia detto Castiglione siano molto, molto plausibili, mi sembra francamente, insomma. La ricostruzione che per quello che si può sapere dall'esterno. Invece sulla questione della gestione dell'emigrazione, ecco. Beh, lì siamo alla vergogna, ma non è italiana, è europea, mi pare, no? Perché è un fenomeno di proporzioni epocali, niente affatto un'emergenza, ma una cosa che chiunque seguisse le questioni mediterranee, medio orientali, soprattutto dopo le ultime guerre e le ultime rivoluzioni, era larghissimamente prevista e prevedibile, quindi l'Europa tutta avrebbe dovuto attrezzarsi con dei provvedimenti adeguati, individuando i luoghi di accoglienza di questa gente e poi dividendosi l'onere in modo adeguato, eccetera, eccetera. Non è stato fatto nulla di tutto ciò, un'impreparazione completa, insomma, nell'affrontare il fenomeno, e mi pare che qualche pezzetto di aggiustamento ci sia, ma sostanzialmente ancora. Lei deve immaginare che le persone che se ne intendono dicono che nel prossimi 2 anni ne dovremmo attenderci in un modo o nell'altro un'invasione di 1 milione di persone, se non si stabilizza la situazione politica in quei paesi, e mi sembra che stia peggiorando. Perché ormai l'ISIS sta arrivando a Tripoli e quindi la situazione non accenna minimamente a migliorare, anzi sotto certi aspetti sta peggiorando, soprattutto nella zona più calda che è quella intorno ad Israele. Professore, quindi... la Lega parla di invasione, lei non ha usato ovviamente il termine invasione. No, sì, l'ha usato. Però forse l'ha usato non con l'accezione forse leghista del termine. No, invasione è un termine italiano, invade, vuol dire che quando tante persone si spostano da una parte all'altra si tratta di un'invasione, dopodiché le invasioni possono essere pacifiche, possono essere un'invasione come quella di Napoleone o di Hitler, e c'è invasione, l'invasione è l'invasione. Padano Morelli sorride, ma non lo voglio tirare in ballo subito adesso, volevo prima sentire Sorgi però sulla questione politica della gestione. Tieni in caldo Parenzo. No, perché lei non c'è bisogno di eccitare gli animi in una giornata come questa. Allora, Sorgi, c'è anche però una questione proprio di gestione, Cacciari diceva la responsabilità europea e va vista nel suo insieme, ma ad oggi il governo secondo lei ha le idee chiare su come affrontare questa cosa? Il governo italiano almeno? No, ma no. Bisogna dire che
una delle ragioni per cui il governo ha faticato a recuperare credibilità in materia di immigrati in Europa è proprio il centro di Mineo. Perché adesso prendiamo per buone tutte le argomentazioni del segretario Castiglione. Gli avevamo segnalato un esperto che si è rivelato un ladro perché si prendeva 10.000 euro al mese. C'era un'emergenza, si era nel 2011. Tutte queste qua, Odven stesso dice che non ha preso soldi, non ha lucrato politicamente perché 700 voti fanno ridere. Sono sicuro che Castiglione in Sicilia ne prende molti più. Prendiamo per buono tutto. Ma cosa succedeva a Mineo? A Mineo, di cui lei portava la più grande responsabilità, l'ha detto lei, ero il commissario, il presidente delle province, si erano rivolti a me perché non c'era altro da fare. A Mineo succedeva esattamente questo. Ora, a parte il fatto che per ogni immigrato di quelli che costavano 46 euro o, 20, o ne avrebbero dovuti costare 29, un euro al giorno per ogni immigrato finiva nelle tasche di Buzzi, Carminati, Odven e via dicendo, non in quelle di Castiglione, attenzione, lo dice lo stesso Odven, per ognuno di quelli non si faceva la distinzione tra profughi e immigrati economici. Li lasciavano scappare, quando scappavano se ne mettevano dentro degli altri, cioè il funzionamento di questo centro era veramente, cioè non funzionava niente. Questo arrivavano, non è mai successo al centro di Mineo? No, al centro di Mineo è successo. Questo non è mai successo. Aspetti, succedeva questo, che la distinzione fra profughi e immigrati, insomma, non si faceva quello che bisognava fare, la permanenza in quel centro era eventuale, o si allungava troppo o si accorciava troppo, l'identificazione non avveniva secondo i termini previsti dalla legge, per cui che idea si è fatta l'Europa di come funziona l'immigrazione in Italia? Che è una cosa su cui lucrano i disonesti, perché un euro al giorno, cioè, per ogni immigrato, questa cifra qui nella testa dei nostri partner europei non continua a frullare, cioè, perché, e poi che soprattutto non si faceva quello che l'Europa si aspetta da noi, cioè distribuire i profughi e mandare via gli immigrati economici. Ora, lei che è stato il massimo responsabile dal 2011 in poi di questa cosa, possibile che non si sia accorto che non funzionava? Possibile? Cioè che non abbia avuto un dubbio, che dopo un anno, dopo due anni, a un certo punto ha detto, ma lì a Mineo, ma che cosa stanno combinando? È impossibile, perché era lì, era accanto. Guardi, io sono stato dal luglio del 2011 al giugno del 2013. Due anni, quando in due anni non aveva avuto un dubbio. Quando parliamo di soggetto attuatore significa di un soggetto che opera in stretto coordinamento con il Ministero dell'Interno e con le prefetture che hanno l'elenco di tutte le persone che sono all'interno del centro, di tutte le persone che sono identificate all'interno del centro, che hanno un regolare badge. Ecco, è qualcuno oggi... Oggi se noi siamo qui oggi... Ma nessuno di questi... No, non è soltanto per l'indagine che la riguarda, dico, è l'interribile fatto di cronaca di cui parlano tutti, no? Ma io non me ne sto assumendo... Cioè, evitabile quel fatto, secondo lei, il fatto che è accaduto... No, qualcuno ha definito, cioè, tutte le commissioni che sono andate al centro di Mineo hanno detto che era un centro, addirittura Salvini disse che era un centro a 5 stelle, un albergo a 5 stelle, visitando il centro di Mineo abbiamo la dichiarazione che è un centro a 5 stelle. Se Matteo Salvini, noi lo ricordiamo, appunto, Matteo Salvini andò al centro di accoglienza e disse che questo è un hotel a 5 stelle, all'esterno i nostri concittadini non hanno un'adeguata struttura. Ma lei scusi, la riporto al punto, solo un secondo. Ma dobbiamo conoscere anche la procedura. Ma può darsi a 5 stelle, ma non funzionava. No, ma poi ci sono le commissioni territoriali, noi dobbiamo conoscere anche la procedura, che le commissioni, perché stavano qualche periodo in più? Perché le commissioni territoriali, quando danno un diniego ad uno che richiede l'istanza per richiedere l'asilo, quando c'è un diniego, una opposizione si va al tribunale, quindi questi sono i tempi, si dilatano. Però, segretario, io le chiedo solo un secondo, uno sforzo per riportarla al punto che giustamente sollevava prima il direttore Sorge. No, ma il direttore solleva un problema. Il direttore non ha mai sospettato che quel centro potesse divenire anni dopo dall'hotel a 5 stelle che era, o dalla grande struttura, tutte le cose che vogliamo, il punto fermo di un brandello di inchiesta che addirittura partiva da Roma? Guarda, tutte le gare che sono state fatte sul modello unico nazionale, c'è un disciplinare di gara, cioè che è nazionale. Se poi c'è stato qualcuno che ha lucrato, io ritengo che è un atto disdicevole, riprovevole. Ma non ha mai avuto sospetti? Assolutamente no, stavamo parlando, quando parliamo di Odven, sul piano nazionale,
al tavolo nazionale, al Ministero dell'Interno, era una personalità assolutamente riconosciuta da tutte sul piano della competenza, sul piano della professione. Chi gliel'ha presentato? Ma poi parliamo degli atti del soggetto attuatore. Quando parliamo di un, cioè, ogni atto, ogni disposizione di spesa veniva alla Protezione Civile, alla Direzione Generale, alla Ragioneria Generale dello Stato, il parere preventivo della Corte dei Conti. Quindi stiamo parlando di spesa assolutamente sotto controllo, quindi vigilata passo per passo. Posso fare un'obiezione? Sì. Odven nel suo interrogatorio dice anche un'altra cosa. Va bene, io sono un corrotto, mi porterò questa colpa per tutta la vita, però mettetevi in testa che il CARA di Mineo è la più grossa impresa che c'è in quella zona. L'IKEA ne impiega 156. L'IKEA ne impiega 156, il CARA ne impiega più di 400. 400. Voglio chiedere, Castiglione, è mai possibile che lei di queste 400 assunzioni neanche una ne abbia suggerita? Neanche una? Che uno di quelli che lei sicuramente avrà suggerito, perché è normale che un politico suggerisca qualche assunzione nella sua zona di influenza, che uno di questi che lei ha assunto non le sia venuto un giorno a dire: guardi, sottosegretario, lì c'è un problema. Assolutamente no, cioè, non ha mai segnalato nessuno. Assolutamente no, non c'è. Ci torniamo, però. Le considerazioni che vengono fatte dal direttore, io le accolgo tutti, perché noi oggi, se dovessimo decidere, se a me dovessero dire oggi, lei preferisce un modello di accoglienza diffusa sul territorio, un modello SPRAR, oppure preferisce un centro richiedente asilo? Io sono stato, diciamolo anche stasera, anzi mi viene questa. Noi un anno fa in conferenza stato Regione era stato portato un atto che prevedeva per il centro di Mineo, oltre che essere un CARA, addirittura si aggiungeva di essere un CARA, vuol dire centro accoglienza richiedente asilo, si doveva aggiungere in un'area, un'altra area sempre all'interno dello stesso centro, un CIE, cioè un centro di integrazione ed espulsione. Allora, quindi significa altre 2000 persone. L'unico che si è opposto ufficialmente al Ministero dell'Interno con riunione ufficiale sono mentre stato invece io. Chi le voleva fare? Alfano le voleva fare? C'era una direttiva della conferenza regione, si pensava addirittura di ampliare quella rete. Io ritengo che sia un errore. Allora, quando abbiamo fatto il primo accordo, lo abbiamo fatto in prefettura, lo abbiamo fatto in emergenza per 2000 persone. Se oggi a me si chiede preferisci un modello diffuso oppure preferisci con la concentrazione unica struttura, io preferisco un modello diffuso. Benissimo, sul territorio che faccia adesso anche integrazione, che faccia accoglienza. Poi riconvolgiamo tutti gli altri ospiti. È chiaro che noi questa sera ne parliamo per i noti fatti di cronaca, ed è singolare che oggi a leggere i giornali, a sentire le dichiarazioni, tutti vogliono la chiusura del CARA. Cioè, non ci fosse stato quel terribile fatto di cronaca, non staremo qui, non starete qui a chiedere la chiusura. Prima saluto subito da Palagonia la nostra Sara Giudice, che sta seguendo la veglia di preghiera della coppia che è stata massacrata e uccisa proprio lì a Palagonia, con una serie di cittadini che hanno deciso di essere lì. 30 secondi, perché poi in questa nostra trasmissione stasera Volevo anche farvi vedere che succede in Europa. Immagini incredibili oggi alla stazione di Budapest che ci riportano a quello scenario raccontato dal professor Cacciari poco fa. Sara, rapidamente, chi c'è, che succede lì alla veglia funebre? Buonasera. Ciao. Diamo? Buonasera, è appena terminata la veglia di preghiera, l'intero paese di Palagonia è bloccato questa sera, tantissimi hanno partecipato e hanno voluto testimoniare vicinanza alla famiglia. Quelli che vedete con me sono alcuni dei loro amici, in particolare Nino, un amico che li conosceva molto bene, ci tiene a dare questa sera un messaggio ben preciso, dice: questo non è un paese razzista. Intanto buonasera a tutti allo studio. Buonasera. Niente, io volevo dire proprio questo: Palagonia non è un paese razzista. Palagonia ha sempre accolto bene queste persone, li ha aiutati in tutto e per tutto, per quello che noi potevamo fare per queste persone, con abiti usati, con soldi e quant'altro. Davamo anche dei passaggi per venire in paese nei primi tempi che sono arrivati. Detto questo, la situazione è diventata insostenibile. È diventata insostenibile perché queste persone non sono controllate. Escono ed entrano quando gli piace a loro. Portano di tutto e di più, sia all'interno che all'esterno. Le famiglie non possono stare più tranquille. Io ho una mamma che ha 90 anni. Io questa sera mi devo andare a collegare da lei. Perché qua abbiamo un po' di paura, un po' tutte per... Lei dice si è sentito abbandonato dallo Stato. Noi ci sentiamo abbandonati dallo Stato, completamente. Lo Stato, e questo l'hanno capito loro,
i profughi l'hanno capito questo, che lo Stato tutela più a loro che a noi. E allora cosa è successo? Sono diventati anche arroganti. Se tu gli dai una monetina da 20 centesimi, adesso come gliela dai ti guardano anche male. Gli sembra poco. Pazzesco. Tutti i cassonetti dell'immondizia li svuotano. Portano indumenti che uno stende i panni fuori, se li portano. La situazione è diventata insostenibile, tant'è vero che era nell'aria che doveva succedere qualcosa. Qualcosa si sapeva che prima o poi sarebbe accaduto. Purtroppo è accaduto con Cisolano, delle persone proprio dolcissime, con un cuore grande, grande, perché loro, essendo stati emigrati, sapevano com'è la vita di uno che va all'estero. Ritorniamo. E quindi erano persone per bene. Grazie Sara, ritorniamo un attimo in studio e poi ritorniamo purtroppo. Ovviamente da Palagonia, la serata è ancora nostra, è ancora molto lunga. Fassina, lei ha abbandonato la maggioranza, ma per problemi, per i temi che sono soprattutto quelli legati al lavoro, all'economia, alla scuola, soprattutto eccetera. Ma ritiene carente il governo anche su questo fronte? Cioè secondo lei Renzi dovrebbe andare a Palagonia domani mattina? Ma guardi, secondo me stiamo mettendo insieme cose che hanno profili molto diversi. Stiamo parlando, per quanto riguarda il sottosegretario Castiglione, di un fatto del 2011, quando il governo Renzi non c'era. Stiamo parlando di un fatto gravissimo, colgo anch'io l'occasione per esprimere tutta la mia vicinanza alle famiglie delle vittime dell'atroce delitto dei giorni scorsi. Dopodiché il problema fondamentale a me pare che è quello di continuare a gestire in modo emergenziale un problema che invece è strutturale. Cioè finché non capiamo che siamo di fronte a un fenomeno che non è purtroppo destinato ad esaurirsi in tempi rapidi. Breve, prima certo. Professor Cacciari ne ha ricordato la dimensione, ne ha ricordato anche le cause profonde. Quindi a mio avviso bisogna prendere atto e mi pare che, appunto, non credo di poter essere sospettabile di particolare disponibilità nei confronti del governo, però il governo italiano da aprile, quando è successo la drammatica tragedia nel canale Sicilia, ha cercato di porre sull'agenda europea una gestione europea di fatti che hanno una dimensione enorme e che richiedono di essere affrontati su diversi piani. Uno è il piano degli arrivi. Ora, l'esperienza ci dice che concentrare nello stesso posto migliaia e migliaia di persone diventa ingestibile. Assolutamente. Bisogna trovare soluzioni diverse. Noi sommiamo, oltre a quel che dice lei, che diceva Cacciari, cioè all'emergenza europea planetaria, noi sommiamo a questo, poi vedremo cosa fa la Germania oggi, quanto sta stanziando per l'emergenza, perché abbiamo i dati qui e sono interessanti, ma noi sommiamo a questo anche le inchieste giudiziarie. Cioè noi oggi abbiamo cooperative che nella Sì, ma sono coinvolti negli scandali. Quindi sommiamo all'emergenza anche la nostra emergenza, che è quella di una mala gestio quotidiana, politica, chiamatela come vi pare. Però, assolutamente, però ripeto, stiamo parlando di fatti che hanno anche un profilo temporale molto diversi. È evidente che la mala gestione va combattuta, che le inefficienze si scaricano, ma non è che questi problemi noi li incontriamo soltanto sul terreno dell'immigrazione, perché appunto, per esempio a Venezia il Mose o a Milano l'Expo, cioè questo problema di male amministrazione, di collusione, di corruzione, è un problema che riguarda tutti gli ambiti che vedono la pubblica amministrazione coinvolta con dimensioni ingenti di risorse. Ora è evidente che questo problema va giusto per ricordarlo. Guardi, lasciamo stare Mose, questo Expo. Discorso. Potrei ricordarle il tesoriere della Lega che ha portato i diamanti in Africa. Il primo che lo condanna sono io, ancora prima dei tribunali. Non lo difendo. Neanch'io, quindi stiamo cercando di parlare di un problema drammatico che ha avuto appunto anche fatti inaccettabili come quello abbiamo visto prima e che vedremo. Cerchiamo di affrontarlo con razionalità. Ma finché dell'immigrazione farete un business, finché l'immigrazione vale più della droga, ma lo dico il signore.
intercettati, ma lasciate nel mondo. Morelli, torniamo un attimo solo, volevo soltanto esaurire questa faccenda di Mineo prima di ritornare. Sottosegretario, ma lei dire lei con Renzi il tema del CARA di Mineo l'ha mai affrontato, l'ha mai chiamata? Io ho detto sono uscito dal CARA di Mineo nel giugno del 2013, non mi sono più occupato del CARA di Mineo. Ma quando è arrivata l'indagine, però, lei ha parlato però non voglio con Renzi. Fare la polemica, perché la polemica è veramente troppo sterile di fronte a un argomento così serio. Però vorrei ricordare all'amico della Lega, ma Maroni, da ministro dell'Interno, che aveva tutte le informazioni e si metteva in piedi questo sistema, qualche informazione avrebbe dovuto averla, visto che comunque che le volevo fare più, complimenti, perché tirare di mezzo Maroni rispetto a questi argomenti è spettacolare. Ma scusi, chi l'ha messa in piedi questo? Vince un premio, vince il premio questa sera. Ma no, ma è veramente Morelli. Chiaramente per ripulirsi la coscienza, sciacquarsi la bocca, bisogna tirare di mezzo un ministro interno come Maroni. Ho apprezzato Maroni nell'attività di governo, quando ha chiamato i comuni, le regioni e la conferenza delle regioni e le province per dire tutti insieme affrontiamo questa emergenza che è di carattere epocale, che ha bisogno di interventi. Ed era il 2011 strutturale. Con una guerra in Tunisia. Allora, corretto? Corretto? Sì, i suoi interlocutori lì in studio dicono che quella che stiamo vivendo oggi non è un'emergenza, non c'è nessuna guerra in questo momento contingente. Ma la struttura di 24 mesi che andate avanti con l'emergenza. Sono 24 mesi che si va avanti con l'emergenza. Ma che emergenza è? Volevo venire da lei e ovviamente da tornare dal professor Cacciari. Per aprire il nostro sguardo, che cosa che faremo spesso nel corso di questa lunga serata, Italia-Europa. Allora, guardate queste immagini, perché mentre in Italia noi discutiamo della vicenda del CARA di Mineo per i noti casi di cronaca, oggi a Budapest è avvenuto un fatto clamoroso, forse anche quasi epocale, cioè centinaia di migranti pronti a partire sui treni direzione Germania per raggiungere i loro cari, ma visto anche la decisione presa dal governo della Merkel di sospendere provvisoriamente il trattato di Dublino, e abbiamo assistito a queste immagini che non so se la regia ci può aiutare ce le può mandare in onda. Gruppi di profughi, li vedete? Davanti alla stazione, siamo attorno alle 10, alle 11 del mattino, fanno il segno di vittoria proprio per festeggiare la decisione presa dal governo Merkel sulla sospensione del trattato di Dublino. Gli animi a un certo punto, come vedete, si fanno caldi, interviene la polizia, queste sono le persone ammassate davanti alla stazione. Alcuni di loro, lo vedrete tra pochissimo, nelle immagini mostrano addirittura i biglietti del treno pagati. Questo migrante ringrazia la Germania per aver aperto le frontiere, data la possibilità a loro di raggiungerli, cosa che però il governo ungherese gli impedisce di fare, e quindi schiera la polizia davanti alla stazione per impedire che queste persone con biglietto regolarmente pagato possano partire. Questi sono gli ultimi istanti, addirittura c'è un ragazzino, canti, cori che partono lì davanti, l'emozione è tanta, ci sono donne, bambini, diventa una specie di grande sit-in organizzato. Ecco, lo vedete, questo è il biglietto che questa persona mostra dicendo noi l'abbiamo pagato per raggiungere la Germania. La situazione è di grande stallo, per cui queste persone, le autorità a un certo punto hanno diramato un comunicato dicendo oggi nessun treno partirà. Allora, professor Cacciari, qui è evidente che la situazione è un po' più imponente rispetto alla vicenda, al dramma di Catania, alla questione della nostra gestione. Arriveremo a quello che ha deciso la Merkel. Che effetto ne fanno queste immagini? Cioè, dovremo abituarci a vedere questo in Europa? Ma speriamo di no, speriamo di non doverci abituare, speriamo che il governo europeo, i vari governi che poi devono cercare di coordinarsi a livello europeo, stabiliscano una strategia efficace, cosa che finora non c'è stata, perché appunto basta vedere la posizione della Gran Bretagna, la posizione dell'Ungheria, cioè posizioni assolutamente difformi, manca ogni governance europea di un fenomeno che invece è un fenomeno globale. Questa è la contraddizione, una contraddizione grande come una casa, il fenomeno è globale. E noi lo affrontiamo in Italia in un modo, in Ungheria in un altro, in Germania in un altro, in Gran Bretagna in un altro ancora, in Spagna in un altro. È pazzesco, è semplicemente pazzesco.
Nel frattempo la situazione che crea il fenomeno, cioè la crisi mediorientale in Siria, in Iraq, in Libia, si sta aggravando e non facciamo niente neanche lì. Cioè non c'è nessuna politica occidentale ormai, non ce n'è proprio in quei paesi per affrontare quella crisi in modo efficace, che è la prima causa di questo fenomeno, e arrivano e ci arrangiamo, ognuno come può, con i vari centri di accoglienza, eccetera, allora, eccetera. Allora, professore, la interrompo soltanto un attimo, perché proprio sul tema da lei sollevato, cioè su quello che sta succedendo in Ungheria, a Budapest, Francesca Martelli, che in questo periodo sta girando dei reportage per in onda e per l'aria d'estate, ci racconta quello che è successo oggi e che potrebbe succedere anche domani. In Ungheria è andata? In Ungheria. Fantastico. Il sogno da raggiungere è la Germania di Angela Merkel. Lo hanno urlato tutto il giorno i profughi che hanno occupato il piazzale della stazione Keleti di Budapest. Hanno provato a salire sui treni diretti a Monaco, ma a differenza di ieri, quando alcuni migranti ce l'avevano fatta, questa mattina la polizia ha blindato gli accessi alla stazione. Controllo documenti all'entrata principale, chiusa da questo cancello quella della metropolitana. Now please close this. People here, Guantanamo, new Guantanamo, here Guantanamo, big Guantanamo here. Chi viene trovato dentro viene invitato a uscire, come questa famiglia afghana, e ad andare in uno dei centri per immigrati del paese, dove gli verranno prese le impronte digitali. We don't like go to the prison. We don't like go to the here. Not you have to go there. That's the only choice. Ma dalle testimonianze raccolte la vita in questi centri per immigrati sembra tutt'altro che accogliente. I migranti restano intorno alla stazione come turisti destinati a non partire mai. Domani la protesta ricomincia. Prima di tornare da Fassina, da Sorgi e da Castiglione, volevo andare da Morelli per chiedergli, in Ungheria c'è alla guida del governo una persona che a voi, diciamo, cara, o a cui vi sentite affine, che è Orban. Secondo voi, come dire, in Italia andrebbe praticata una politica simile? E se sì, non rischia di creare degli stati di impasse come quelli che abbiamo visto oggi? Ma intanto Orban sta semplicemente difendendo gli interessi del proprio Stato. Detto questo, se non ci fossero stati da Mare Nostrum in poi, probabilmente non saremmo in questa situazione, la stessa Ungheria, Germania, eccetera, non sarebbero in questa situazione. È molto semplice continuare con una politica migratoria che appunto ha aperto le porte totalmente, ha tolto qualunque tipo di freno a un'immigrazione clandestina che è una letterale invasione. E caro Parenzo, si faccia una ragione, non c'è un'interpretazione diversa, invasione è invasione, non c'è un'interpretazione buona, cattiva, tale è. Io e quindi no. Siamo di fronte a un'invasione che è partita a causa delle politiche scelte dall'Italia, dal governo Monti, Letta, Renzi, e che sta ancora una volta non solo pesando sulle casse nazionali, diciamo, ma anche sugli interessi internazionali. Vede che il termine invasione, il termine invasione è usato. Sì. Lo avevo ragione, con un'accezione leggermente diversa a quella del professor Cacciari. Ecco, questo... Ma un'invasione può anche essere armata, ma non per forza lo deve essere. E tale è in questa fase. Un'invasione è quando quando ci sono dei territori che sono già occupati fisicamente da delle popolazioni e ci sono appunto delle letterali invasioni, come in questo caso. Ma delle invasioni scelte dalla politica. Attenzione, perché il governo italiano è responsabile del disastro che sta avvenendo in Europa. E l'Inghilterra semplicemente sta facendo le sue scelte, delle scelte legittime che difendono gli inglesi. Ci arriviamo subito. Io, prima di andare allo studio, vedo un disperatissimo Massimo Cacciari, il professor Cacciari da Venezia, che scuote la testa. Ma cosa vuole discutere in questi, cosa vuole, cioè, con una persona che dice che quello che sta succedendo e queste ondate migratorie, le chiami come vuole, sono colpa
del governo italiano, ma è certo. Talmente risibile la cosa, non merita alcun commento. Mi scusi professore, ma i tanti che arrivano, ai quali chiaramente non solo viene offerto colazione, pranzo e cena, poi vediamo anche come... E ci mancherebbe altro che non lo venisse offerto. Veniamo ripagati con i nostri... Ma ci mancherebbe altro, forse professore, essendoci 4 milioni di disoccupati e 9 milioni di persone in Italia in grave bisogna affrontare anche quel problema lì, certo. Bisognerebbe in via prioritaria affrontare quel problema lì. Bisognerebbe affrontarli tutti e due in modo più adeguato, certamente. Ma il discorso, il ragionamento, se mi fa terminare un secondo, è che oltre a, appunto, colazione, pranzo e cena, vitto e alloggio, e appunto vediamo come veniamo ripagati, ai signori vengono anche assicurate le schedine telefoniche. Beh, se lei fosse una di queste persone che appunto si ritrova in una situazione come questa, a volte anche nelle villette che erano destinate ai soldati americani... Stavo discutendo di un'altra cosa, non stavo discutendo della gestione. Io chiamerei a casa mia e chiamerei i miei fratelli per dirgli venite qua, perché... Stavo discutendo, stavo dicendo dell'assoluta idiozia di ritenere responsabili di fenomeni migratori di questo genere... I governi italiani. I governi italiani sono responsabili del fatto di non saperli gestire bene, non che sono i responsabili del fenomeno, ma della mancata gestione del fenomeno, capisce? Quindi secondo lei Mare Nostrum non è parte molto importante di questo fenomeno? No, Mare Nostrum è un esempio di cattiva gestione della cosa, perché invece di fare Mare Nostrum sarebbe stato necessario, a mio avviso, ma 2 anni fa, prima che in Libia la situazione fosse quella attuale che rende impossibile l'intervento, sarebbe stato necessario cercare di insediarsi in parte nell'altra sponda e di cominciare a regolare il traffico a partire da lì. Quindi il governo italiano è responsabile I governi europei, che erano totalmente assenti sulla scena mediterranea, e il governo italiano, che da solo non avrebbe mai potuto fare un intervento sull'altra sponda, non è riuscito a convincere gli altri, perché non aveva neanche loro l'idea di fare quell'intervento, ma 2 anni fa. Adesso quell'intervento è assolutamente impossibile. Ritorniamo qua, intervento come dice Cassolari, è impossibile perché la Libia sta in una situazione ingovernabile, divisa tra si sa quanti governi ufficiali e quante fazioni, però volevo tornare al punto della Germania. Cioè, ancora una volta, la cancelliera Merkel si differenzia da quasi tutti i suoi colleghi europei con una politica, diciamo, sorprendente. Stanzia 10 miliardi di euro per far entrare le persone a fronte di 800.000 domande di richiesta asilo, cioè quello che gli altri non fanno la Germania lo fa, accoglie. È una scelta lungimirante, visto che la Germania ha dimostrato di saperne fare di scelte lungimirante, è una scommessa? Fassina. No, ma è evidente che è una scelta lungimirante, non sono sicuro, diciamo, che le modalità degli ultimi giorni siano state utili, perché credo che i fatti che avete mostrato in Bulgaria con i biglietti dei treni per andare in Germania sono anche frutto di un annuncio al quale evidentemente le strutture tedesche non erano pronte. Quindi se tu dici subito accogliamo tutti i profughi siriani, ma non ti attrezzi affinché poi... Cioè, la Merkel ha sbagliato, secondo lei? La gestione, la scelta strategica è giusta. La Germania ha un problema demografico enorme, ha bisogno di cittadini di altri paesi per tenere il ritmo di sviluppo economico che sta avendo in questi anni. Quindi una scelta lungimirante, sarebbe stata ancora più lungimirante se fosse stata dentro un quadro dell'Unione Europea. No, perché... ma tanto qua ognuno si muove come vuole. Ma questo è il punto. Dopodiché, però, smettiamo di affrontare l'enormità di questi problemi con la propaganda, perché se l'approccio è quello che diceva prima il direttore della Padania, facciamo un sacco di confusione. La Libia, quando Gheddafi è stato deposto dalla Libia, c'era il governo Berlusconi, di cui la Lega era parte, e l'origine di dei flussi che oggi dobbiamo affrontare stanno in una cosiddetta invasione là per promuovere la democrazia
democrazia, prima in Iraq, poi c'era un governo sostenuto dalla Lega, quindi lasciamo stare la propaganda. Capiamo come l'Italia si è associata. Ora, nessuno in Italia ritiene che debbano arrivare tutti quelli che vanno via dalle situazioni disperate. Stiamo cercando una soluzione per arginare e governare il fenomeno. Quindi questa propaganda per cui ci sarebbe qualcuno buonista che vuole aprire porte e finestre e dare assistenza a chiunque presenti è falsa. Stiamo cercando di affrontare il fenomeno con razionalità. Ma lei su YouTube, esattamente come faccio io tutti i giorni, chiaramente lo mando su Radio Padania Libera, il suo collega o ex collega Massimo D'Alema dichiarava oramai qualche annetto fa che in Europa sono necessari 30 milioni di immigrati, e segue esattamente le parole che diceva lei prima per la cosiddetta denatalità. E allora la denatalità si combatte sostenendo le famiglie, facendo nascere i figli, non facendo arrivare nuova carne, perché questo è un ragionamento da negrieri. Ma guardi che lei non sa quello che dice. Lei non sa quello che dice. Solo un secondo. Io non saprò quello che dice. Io però ascolto voi. Notizia che interesserà il giornalista, collega, direttore di Radio Padania Libera e tutti gli altri ovviamente, la stiamo verificando, la nostra inviata lì sta andando sul posto, pochi secondi si collegherà, lancio di agenzia, poche righe, tre ospiti del CARA di Mineo, immigrati, sarebbero stati picchiati e rapinati da tre giovani armati di pistola, pochi secondi saremo in grado di collegarci lì per capire. A Castiglione e a Sorgi, però voglio chiedere questo, perché l'ottimo Labbate poco fa ricordava di quello che ha fatto il governo tedesco, cioè ha messo sul piatto 10 miliardi di euro. C'è di più, perché oggi il ministro degli affari sociali tedesco dice una cosa coraggiosissima, e chiedo al governo e poi a Sorgi, cioè dice: noi dobbiamo attrezzarci perché arriveranno in Germania 800.000 richiedenti asilo. Quindi il governo dice: noi oltre a stanziare i soldi, questi soldi serviranno per costi per la sussistenza, corsi di lingua tedesca, qualificazione professionale. Cioè il governo tedesco si sta attrezzando con finanze pubbliche, con uso di soldi, per gestire questo fenomeno. Allora, addirittura con queste specifiche, dice il governo tedesco. Chiedo a Castiglione, chiaramente questa può essere una misura impopolare, perché se lei oggi, che qui rappresenta il governo, ci dicesse: siamo pronti a stanziare questi soldi per l'immigrazione, sicuramente qualcuno si potrebbe arrabbiare, sì, però è un modo per... L'Italia non ha bisogno di mano d'opera e di forza lavoro come la Germania, è una situazione completamente diversa, paragoni che non stanno in piedi. E quindi? Ma si può fare, ma non certamente come può fare la Germania, ha bisogno oggi di questi flussi di immigrazione. Non c'è dubbio. L'Italia no, cioè bisogna distinguere, no? La gestione deve essere europea, quali sono i paesi europei che hanno bisogno oggi, eccetera, eccetera, e scadenzare anche gli ingressi, eccetera. Cioè, in un concerto europeo questo va fatto, non è possibile che l'Italia faccia quello che fa la Germania, sarebbe del tutto insensato. A parte che i numeri non possono essere 10 miliardi di euro, non potrebbero neanche essere stanziati. Ma sono paragoni insensati. La Germania ha un tasso di disoccupazione del 4%. La questione è semplicemente per aggiornare su quello che sta facendo un governo qua vicino per affrontare a modo suo, come gli interessa a lui, ovviamente. Come gli interessa a lui. C'è anche un segnale molto... Io credo che se l'Italia stanziasse 1 miliardo, non 10, il giorno dopo la Commissione europea la sanzionerebbe, perché lo stanzierebbe in deficit. Cioè, noi non possiamo nasconderci che il bilancio dello Stato è al limite, no? Cioè, è bastato che Renzi annunciasse l'intenzione di tagliare la tassa sulla casa, perché oggi è arrivata subito la risposta: state attenti, se lo fate contro le nostre raccomandazioni, lo fate in deficit, noi non siamo d'accordo. Cioè, noi siamo un paese a sovranità limitata. Servono soldi per la gestione dei migranti, questo ipotetico taglio di tasse che Renzi non ha messo ipotetico, ha messo abbastanza certo, non toglie ulteriori risorse rispetto
rispetto a quelle che già servono e non bastano? Guardi, già il governo italiano intanto ha stanziato risorse sufficienti, noi spendiamo oggi circa 800 milioni di euro. Il tema vero è che ha ricercato, sempre il governo è andato alla ricerca di un coinvolgimento dell'Unione Europea. Non è un caso che il 14 ci sarà un Consiglio Europeo che, partendo dalle aperture della Merkel, finalmente affronteremo in maniera, così come ha chiesto più volte il Paese, affronteremo un tema così complesso in maniera seria. Ci vuole un coinvolgimento dell'Europa. Temi come quelli della migrazione, così come quello dei cambiamenti climatici, così come quello dell'alimentazione, del cibo, sono temi planetari e io penso che vadano affrontati non con il populismo, la propaganda. Io vorrei invitare il direttore Salvini di Radio Salvini venerdì, appunto, vorrei evitare che venisse a dire venerdì le cose scontate, perché stava calando il tono di Salvini in Sicilia, mi pare che non ha avuto molta presa, e ora venerdì vuole rincarare la dose per dire le cose. Ci sarete voi che prendete il 40% a Mineo, effettivamente sarà difficile. Sì, ma voi avete preso il 50% a Maletto, con un candidato ci avete preso il 50%. Ma anche in Veneto. Chissà, avete fatto un grande lavoro Veneto, a Maletto, sicuramente andiamo in una a Maletto, lo devo ricordare. Avete fatto un grande lavoro. Però Lorenzo, il boomerang è arrivato, perché lei ha citato il caso della Germania, che ha investito guardi, tanti soldi. Ma noi dobbiamo semplicemente fare una cosa sola. Noi dobbiamo promuovere tanti di questi dibattiti e parlare di questioni serie e farli parlare, perché se le questioni che oggi pongono e li pongono in questa maniera, noi probabilmente finalmente potremo affrontare questioni così complesse. Stia convinto, perché almeno prenderà tanti voti a Mineo, ma almeno il resto, il 3, 2, 1,5% del resto del paese. Ma l'unico modo per tacitare le propagande su questi argomenti e affrontare bene questi problemi, perché da anime belle è quello di stupirsi che su drammi di questo genere non ci sia anche chi specula sopra, è evidente che effettivamente avviene. Ed è evidente che può avere anche un grande successo. Allora, quindi a maggior ragione è necessario che queste questioni vengano affrontate come si deve, perché sennò non sarà Salvini. Ma professore, su fenomeni di questo genere, quello che continuo a ripetere in vano, su fenomeni di questo genere fare le anime belle è assurdo, perché su fenomeni di questo genere non saranno Salvini, sarà una nuova destra europea che ti salta fuori se l'Europa non gestisce come si deve un fenomeno di questo genere. Un attimo Morelli, perché dovrebbe essere a chi dice che la Merkel stanzia 10 miliardi di euro perché è felice, è contenta e buona. La Merkel stanzia 10 miliardi di euro perché fa gli interessi dei tedeschi e delle industrie tedesche. Questa è la realtà. Solo che abbiamo a che fare con, insomma, dei governanti che pensano agli interessi del loro paese. Entriamo in studio perché è questo il dramma. Perché dovremmo pensare agli interessi di quell'unico paese possibile domani, che è Lampedusa. Cioè esiste un vero e proprio business dell'immigrazione che è stato raccontato in un servizio di, eccola, Claudia Campese all'Aria d'Estate. Dalla Libia i trafficanti di esseri umani si appoggiano a una rete criminale che in Italia ha il suo snodo principale a Catania, città da cui organizzano la fuga dei migranti verso il nord Italia e l'estero con un servizio di taxi abusivo. 4 mesi fa la procura di Palermo ha arrestato 24 persone, ma il business non si è mai fermato e prosegue alla luce del sole accanto alla stazione dei treni. Abbiamo provato a organizzare un trasferimento per un amico clandestino ed ecco il risultato. C'è un mio amico che avrebbe bisogno di passare nella Catania, fuori dalla Sicilia possibilmente, però non ha deciso dove, non ha il permesso, insomma. Poi il Borsa d'Italia, dove lo potete finalmente ricordare, non lo so. Io pensavo, non so, Bologna. Quando? Se lunedì va bene, lunedì. Con macchina mia o con macchina di lui? Lui non ha macchina. Ah, lui non ha, con macchina mia. Vabbè, è lontano, troppo. Quanto? 2.000 euro. 2.000 euro? A offrirci il servizio è uno degli arrestati ad aprile, oggi libero per decorrenza dei termini, vicino ad Ashkedom Ghermai, fratello e braccio destro di colui che è considerato il capo dei trafficanti libici. Il viaggio che il tassista offre a 2.000 euro, andata e ritorno, ha un costo effettivo non superiore ai 400 euro. Ma c'è di più, come spiega un attivista che preferisce rimanere anonimo. Il loro raccordo, per esempio, se i immigrati vengono a Siracusa o a Messina, per portare a Catania si organizzavano, andavano a Messina o a Siracusa, a persona lo fanno
pagare bel soldi, lo portano a Catania. E i trafficanti lo mettono in una stanza, 10 persone, 20 persone, una cosa disastrosa, finché arriva i soldi, finché ricevono i soldi, lo tengono là, come prigionieri. Una storia simile a quella vissuta da un giovane parente del capo della comunità eritrea a Catania. Io ho cercato di chiamare al numero di telefono che mi hanno dato e questi pretendevano per il trasporto a Roma 150 euro. E c'erano tanti altri ragazzi con lui. Erano tenuti segregati in qualche posto segreto. Io ho minacciato di chiamare la polizia dopo aver avuto il contatto con questo ragazzo e loro sono scappati. Allora, intanto tra poco torneremo a collegarci con Palagonia per capire di questa vicenda di cui vi abbiamo dato conto poco fa, cioè dell'aggressione ai due migranti. C'è, diciamo, una notizia in più, cioè i tre ragazzi italiani sono in questo momento sotto interrogatorio da parte dei carabinieri e nel corso della diretta andremo a vedere che cosa succede. Episodio evidentemente molto grave. Professor Cacciari, il nostro cronista lo ha fatto in poco tempo, cioè ha documentato una cosa su cui si scriveva da tempo, ma è così difficile fermare questo traffico? Cioè, visto che anche noi giornalisti riusciamo ad arrivare a raccontare con le persone come abbiamo visto, no? Lo potrebbe fare tranquillamente forse anche la polizia? L'idea che su un fenomeno di questo genere, che attorno dentro un fenomeno di questo genere non possa crescere, non possa anche una forma di criminalità organizzata è del tutto irrealistico. È evidente che un fenomeno di questo genere, mal governato, produce fisiologicamente fenomeni di criminalità al suo interno. Di cosa parliamo? Cioè, ci vorrebbe un inasprimento delle... Ci vorrebbero leggi nuove, inasprimenti di pene, ma in questo sì, senso. Si può mettere anche la pena di morte, che il delitto continuerebbe a sussistere, non c'entra niente. Su fenomeni di questo genere è tutta una rete di criminalità organizzata, dalle partenze dall'altra sponda del Mediterraneo a probabilmente fenomeni anche interni alla gestione all'interno di diversi paesi europei, in questi campi, è evidente. Però è altrettanto, professore, evidente, coinvolgo anche Sorge nella nostra discussione, che così come vi abbiamo documentato oggi in Ungheria, quelle immagini incredibili che avete visto, è chiaro che anche questi migranti che sono qui in Italia non si vogliono fermare, cioè il servizio documenta bene perché che dovrebbero fermarsi in Italia, appunto, è evidente cosa si stanno sono a fare qui in solo Italia, di passaggio, sono cioè, qui a vendere i selfie, ma è chiaro che vogliono andare in Germania, vogliono andare in Gran Bretagna, vogliono andare nei paesi dove trovano lavoro, no? E infatti su questo proprio poco fa è il vice cancelliere tedesco che ha detto cose durissime nei confronti anche dell'Italia, perché dice alcuni paesi dell'Unione Europea partecipano alla gestione dell'immigrazione solo quando hanno denaro da guadagnare. Rinunciare ai confini aperti sarebbe un gigantesco passo indietro nella storia europea. Ci arriva pure la stoccata. Ci arriviamo. Io devo salutare intanto e ringraziare il sottosegretario Castiglione che è stato con noi in un giorno difficile. Un'ultimissima domanda prima che se ne vada. No, gliene faccio pure una io. Allora, se devo la risorgi rapidissima, raccogliamo le due. Tornando al Cara, sì? Fermo restando, lo ricordiamo, sì? Che Odd Van, che è il pentito, dice che non ha preso soldi, che non ha suggerito imprese, però dice con i soldi di una delle cooperative fu fondato l'NCD, è vero o no? L'NCD è nato nel novembre del 2013, così dice. Stiamo riferendo di fatto del 2011. Ma dice che poi la cooperativa con i soldi che aveva guadagnato con gli immigrati contribuì alla fondazione della cooperativa. La cooperativa e il partito, penso che se ci sono stati rapporti sono stati nell'ambito della legge. Perfetto, allora io le faccio un'altra. Se lei è indagato, se venisse rinviato a giudizio, si dimetterebbe dal governo? Io mi dimetterei non dal governo, dal Parlamento, se venissi condannato.
perché con rinvio a giudizio rimane. Credo. Beh, però per una condanna non ce la facciamo, la legislatura finisce. La legislatura finisce prima, i tempi della giustizia italiana sono lunghissimi. No, ma io cioè non no, il professore, su questo sono molto rigoroso, professore, non è voglio dire, se lei dice che si dimette dal Parlamento soltanto a seguito di una condanna definitiva. No, definitiva no, credo, anche in primo grado. Credo, anche voglio dire, credo. Adesso però vi devo mandare tutti con a vedere rivediamo bene anche Cacciari che non se, gli ultimi due minuti. Io devo andarmene. Gli chiediamo solo di vedere questo servizio. Resta, non fosse altro per rimanere con noi per vedere il servizio del nostro Daniele Cimò, che ha ricostruito la storia tristissima di quella foto che abbiamo visto ovunque del migrante nascosto nel motore. Cimò. Le stanno provando tutte gli immigrati provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente. Premono sulle frontiere dell'Europa con la forza di chi ha già scampato la morte e non ha niente da perdere. Ci provano via terra, camminando per centinaia di chilometri e sfidando i militari e le recinzioni di filo spinato. Ci provano via mare, sperando di vedere all'orizzonte la luce di una nave che li salvi dalle onde, o attaccandosi dietro alle moto d'acqua, come documentato dalla Guardia Civile nello stretto di Gibilterra. Ci provano anche via aria, sfidando le leggi della fisica, come l'immigrato clandestino trovato morto sul tetto di un palazzo londinese. Si era nascosto nella zona dei carrelli di un aereo partito da Johannesburg, in Sudafrica, ed è morto per il freddo e la mancanza d'ossigeno. Mentre i doganieri alle frontiere perfezionano le tecniche di controllo con rilevatori termici e di vibrazioni, la disperazione spinge uomini e donne a ideare trucchi sempre più audaci per arrivare al di là del confine. Tra la Spagna e il Marocco sono stati intercettati due migranti nascosti in delle automobili. Un uomo proveniente dalla Guinea ha provato a trasformarsi in un pezzo di motore, nascosto tra il radiatore e la batteria. Un altro si è infilato nel vano della ruota di scorta. A Calais, in Francia, da mesi gli immigrati provano l'assalto ai tir che devono attraversare il tunnel della Manica. Provano a salire sopra i camion nascondendosi tra la merce, ma anche sotto ai camion. Si fanno piccoli gli immigrati, talmente piccoli da entrare in un trolley. Le immagini di Abu, il bambino ivoriano di 8 anni immortalato dagli scanner in una valigia alla frontiera di Ceuta, hanno fatto il giro del mondo. Lui è riuscito ad abbracciare la madre ed a varcare la porta d'ingresso per l'Europa. La maggior parte degli immigrati, alla fine, non ce la fa. The corner of this camp, like this corner, okay, on the road. There is a wall like this, okay? It's cut it out. People go out from there. Okay. Because and enter. And people that without permission can enter. Yeah, they can. Because, you know, there is a security. Security is good here, but, you know, they don't give us full security here. Okay. Okay? So that's the problem. Somebody come inside without permission and they live here. They spend time here. And somebody goes without permissions. Because when you go for the from the gate, you have to patch your cards. This is the timing rules. You have to leave the camp only for 24 hours, not more than 24 hours. Okay. If you spend more time out there, so they will dismiss you from the camp. You dismiss your all rights. Everything. Siamo sul retro del CARA di Mineo, come ci spiegavano questo è uno dei passaggi, un buco nella rete attraverso il quale entrano ed escono i migranti senza permesso. Ad attenderli fuori sulla strada ci sono i tassisti. Ciao. Catania? Sì, questo è Catania. How much? No. 5 euro. Do you live here? You go to Catania? We live here. Okay. Yes. And who is the driver? The driver? Look at the driver. Help you. This is your money. This is your money. Kalama. Hey, I go to Putania and my friend come here after you go. Okay, with the other taxi. Taxi, hey, come here, my friend. Uh-huh. First time after you go Putania.
And then when you come back? What time you come back? Maybe tomorrow, after tomorrow. Hey. How much euro? 5 euro. L'autista del taxi è lo stesso che abbiamo incontrato qualche giorno fa a Catania, vicino alla stazione dei treni, sede del business degli scafisti di terra. Tu da quanto tempo sei qua? 6 anni. Ah, e di dove sei? Italia. Hai sempre fatto questo? Sempre. Ah, ok. Dal CAR a Catania? Due giorni dopo l'omicidio di Vincenzo Solano e Mercedes Ibanez, il clima all'interno del CAR è ancora teso. Fuori dal centro, bocche cucite e controlli serrati. Continua il viavai di migranti all'esterno della struttura, spesso interrotto dai controlli dei militari. Ma non si incontra nessun connazionale di Mamadou Camara, il 18enne della Costa d'Avorio, accusato del duplice delitto. E gli altri giurano di non conoscerlo. Did you know Camara o no? No, Camara, you know me, I'm a Gambian. Camara is a Aborian, you know. So me, I just have heart disease. But I cannot even recognize it because there are too many people. Proprio nelle ultime ore si è fatta concreta l'ipotesi che Camara non abbia agito da solo e gli investigatori sono alla ricerca di possibili complici. Diamo intanto il benvenuto a due ospiti che ci hanno raggiunto. Sono Valentina Castaldini, che è portavoce del Nuovo Centrodestra, uno dei volti nuovi del partito di Alfano, e collegato abbiamo Massimo Mallegni, che è il sindaco di Marina di Pietrasanta. Anche lui buonasera. È una faccia nuova di Forza Italia, vediamo, faccia pure abbronzata, ma fate i casting, Mallegni. Guardi, io credo che nuova si fa per dire, insomma, io dal 94 che sono in Forza Italia. Sì, quindi ci arriviamo, nuova perché la vediamo poco in televisione, finalmente vediamo qualcuno di diverso dai soliti. Ma io credo che ci sia una necessità di, attraverso le esperienze, i curriculum e quello che si è fatto in questi anni di attività politica, essere presenti più o meno sulla stampa piuttosto che in televisione. Benissimo, eccetera. No, noi pensiamo sempre a favore delle facce nuove normale, e dove possiamo. La meritocrazia è un fatto importante, anche se arriva dopo un po'. Su quest'ultima affermazione la firmeremo anche davanti a un notaio, però io ritornerei al pezzo di Salvo Catalano, quello che abbiamo visto poco fa. Quel buco nella rete del CAR di Mineo è un buco nella legge italiana, cioè basta un buco e vado da Sorgi a trasformare in inutili tutte le regole, le leggi. Si parla tanto della differenziazione tra chi è un profugo e quindi ha diritto all'asilo e chi è un immigrato economico. Quel buco lì certifica che quel controllo non si può più fare, perché si esce, si prende un taxi, si pagano cifre e poi si va dove si vuole. Era esattamente quello che dicevo prima, cioè la signora diceva di no, ma è così, ma non solo nel CAR di Milano. Nel CAR di Milano naturalmente succedeva con delle dimensioni enormi, perché c'erano 4.000 persone dentro, ma diciamo delle 4.000 che c'erano, con il turnover ce ne saranno state 40.000 perlomeno, no? Perché c'erano quelli che restavano e quelli che andavano via, ma quelli che andavano via naturalmente andavano via perché temevano a un certo punto di essere classificati, quindi sarà anche complicato, per carità, perché non hanno documenti, spesso si somigliano tra loro, è difficile sapere se dicono la verità, però quello che ci chiede l'Europa è questo, di selezionarli e distinguerli. E noi invece abbiamo il buco nella rete. Ci basta un buco nella rete per rendere possibile tutto questo. Fassina, che senso ha poi protestare contro la Lega Nord, che fa le sue campagne, giuste o sbagliate che siano, quando effettivamente la gestione dell'immigrazione anche coerenti, sì, sulla coerenza, su questo infatti non c'è, l'unico valore penso che non si possa mettere in discussione delle partite, delle campagne. Da quando sono usciti dal governo sono coerenti. Quando poi firmare trattati di Dublino, andare ai consigli europei, fissare strategie, chiedere delle quote, quando invece poi alla fine noi abdichiamo a qualsiasi controllo, basta uscire dalla rete e poi via? È evidente che l'amministrazione di queste strutture va migliorata, è evidente che sono fatti inaccettabili e che diminuiscono la nostra credibilità a livello europeo. Dopodiché credo anche che a livello europeo ci siano ragioni più di fondo che importano alle scelte che fanno. Fermo restando le difficoltà, che sono obiettive, perché non è affatto facile gestire un centro di quel genere. Ma il dubbio che viene, tornando a un euro a immigrato, è che se tu hai posto per 4.000 ma riesci a farne entrare 12.000, ognuno nuovo che ne fai entrare è un euro in più al giorno, perché quelli che scappano lo Stato li continua a pagare.
Quello è il punto. Allora, se non ci fosse quell'euro al giorno, si potrebbe dire un fatto malaugurato. Ma sì, rapidamente. Purtroppo è quell'euro al giorno lì che... Ma non sto difendendo lo status quo, sto dicendo che è una gestione che va radicalmente cambiata e corretta, non c'è dubbio. E sulla gestione degli immigrati si riflettono tutta quella scarsa qualità della pubblica amministrazione che troviamo in altri campi. Ecco, abbiamo... allora adesso per non crearlo noi il buco nella rete, abbiamo un'università tassativa che dobbiamo assolutamente mandare. Ci vediamo tra pochissimo. A tra poco. Suo malgrado, Anatoly Korol, il cittadino ucraino che sabato sera ha perso la vita mentre tentava di sventare una rapina in un supermercato di Castello di Cisterna, nel Napoletano. Era lì per fare la spesa, con la sua bambina di 2 anni seduta nel carrello. Aveva 38 anni Anatoly e un grande coraggio. Arrivato in Italia da clandestino nel 2008 con la moglie, una figlia di 7 anni, lavorava come operaio e si sentiva parte integrante della comunità di Castello, soprattutto da quando aveva ottenuto il permesso di soggiorno. Serva il tuo sacrificio a rendere migliori noi tutti, riposa in pace, eroe, è uno dei tantissimi messaggi che in queste ore i cittadini di Castello di Cisterna stanno lasciando davanti al supermercato dove è avvenuta la tragedia. Ha messo la bambina fuori, è rientrato e ha afferrato il rapinatore con la pistola. Da lì è andata la valutazione che poi si è consumata qui davanti al box informazioni. Ha affrontato a mani nude un rapinatore armato? Sì. Che persona era? Educatissima, sempre con il sorriso, per piacere, grazie. Non ce l'ha fatta sua moglie Nadia a incontrare i giornalisti. Distrutta dal dolore, ha lasciato parlare il suo legale. Dice: mi scuso se non riesco di persona a comunicare quello che provo, ma potete immaginare il dolore e la confusione che sento in questo momento. Mi sento solo di ringraziare di vero cuore tutte le persone che mi sono accanto e che stanno facendo di tutto per aiutarci e sostenerci. Nessun funerale a Castello di Cisterna per quest'uomo così schivo e riservato che pensava soltanto a lavorare per sostenere la sua famiglia. Il feretro sarà trasportato in Ucraina. È qui che Anatoly, di fede ortodossa, desiderava essere sepolto. E intanto è iniziata la maratona di solidarietà per sostenere la famiglia Korol. Padre, questo è il conto corrente della parrocchia. A questo conto corrente chi vorrà potrà fare una donazione per questa famiglia ucraina. Sì, sì, sì. Sono molte le famiglie che hanno espresso la volontà e il desiderio di aiutare questa famiglia. Sì, molte famiglie sia del paese, ma anche da altri paesi, altre regioni. Proporremo eventualmente, successivamente al Consiglio Comunale, di intitolare una strada, ci faremo promotori attraverso prefettura e anche i carabinieri ci danno una mano per eventualmente distribuire un riconoscimento civile a questo tipo. Allora, quella che avete visto è la storia di uno straniero entrato clandestino, poi diventato regolare, e che è diventato un eroe per aver sventato una rapina. Allora, Valentina Castaldini, poi ovviamente torno anche a Milano dal direttore Morelli. In questo, come dire, racconto che stiamo facendo tra la vicenda di Mineo, tra il dramma che sta vivendo anche l'Ungheria, con le immagini che abbiamo visto in apertura, e poi queste storie ci raccontano, come dire, un sistema dell'immigrazione che è piuttosto variegato. Però, siccome lei qui rappresenta un partito che ha il governo, in particolare il partito di Alfano, la prima cosa che le voglio chiedere è: quel CARA di Mineo alla fine verrà chiuso dal governo?
Ma il cara di Mineo... La domanda è proprio diretta. La domanda è diretta, la risposta è che dovevamo pensare all'immigrazione, aveva ragione il professor Cacciari quando in introduzione della puntata diceva questo, dovevamo pensare all'immigrazione in maniera nettamente diversa. Quando voi dite che c'è una falla nel cara di Mineo perché le persone possono scappare, quello non è il CIE. Io vi ricordo in Italia la discussione che c'è stata sui CIE, sulla chiusura dei CIE. Ma oggi lo chiuderà, oggi c'è un problema. Secondo lei? Così, quella storia sono due facce di due medaglie opposte. Uno è un eroe, uno è un farabutto che è giusto che vada in galera e che paghi fino all'ultimo il dramma che ha compiuto e paghi tutto quello che deve lei pagare. Lei dice Livoriano assassino. Però, della coppia da una certo, parte, dall'altra. Sono due facce di due medaglie ma opposte, due medaglie opposte. C'è un eroe che si è integrato in quel paese, che ha dato la vita per le persone, che ha avuto in mente il bene. Se Alfano deve chiudere secondo lei il centro, il cara di Mineo. Bisogna gestire in maniera diversa l'immigrazione, non si può chiudere per un farabutto il cara di Mineo, bisogna gestirlo bene e bisogna fare una gestione in Italia sempre più piccola e sempre più controllata, perché sennò questo crea evidentemente delle tensioni sociali, è evidente anche l'ultima agenzia che lei ha letto. Allora il punto è esattamente questo, noi stiamo gestendo qualcosa che finalmente ci ha fatto credere la Lega per tutta la campagna elettorale, che l'immigrazione fosse un problema di Angelino Alfano, e ringraziando Dio, oggi di fronte agli occhi abbiamo non 2500 ma 2600 morti, ne aggiungo 100 perché non sono numeri, sono persone che sono morte, 2600 persone, e finalmente qualcuno ha capito, ed è evidente che Salvini è spompo per quello, che la responsabilità è tutta europea, che oggi finalmente si va a trattare, a differenza dei governi precedenti in Europa, e a raccontare cose, a dirsi cose. Morelli, vengo da lei. Che no, cosa faccio se finire. Se vuole le spiego che cosa succederà il 14 settembre, che è abbastanza importante. Ah, per forse merito di Alfano e di Renzi. Guardi, siete anche stati, lei c'è anche stato il semestre europeo di presidenza italiana, ma almeno guardate la realtà, parlate delle vostre cose, non tiri in mezzo né Salvini né altri. Che qualcuno gli ha insegnato questo. Al di là del peso del governo italiano, le dinamiche europee, e su questo, mi scusi Castaldini, cioè non se n'è visto moltissimo fino adesso. Io adesso non so se mi scusi però posso farlo? Non so se la grandissima questione dell'immigrazione alla fine porterà alla sorpresa, al colpo di scena finale, che il governo di Roma alla fine risolverà tutto, però questo qua non si è visto in altre crisi, cito l'Ucraina per tutte. Però io da Morelli volevo andare, visto che è stato richiamato l'omicidio di cui abbiamo parlato, commesso in maniera presunta, diciamo, perché ancora noi siamo garantisti ed è giusto che sia così, per cui è stato fermato un Livoriano. Ieri Salvini ha detto che è colpa anche, se non soprattutto, dello Stato. In altri casi di cronaca nera non l'abbiamo visto intervenire, come forse è giusto che sia. Io a Morelli volevo chiedere se dal punto di vista politico, fermo restando che il codice penale lo conosciamo, quindi non c'è differenza, conosciamo anche la Bibbia e il Corano, se secondo lui un omicidio compiuto da uno che sta in Italia clandestinamente è più grave rispetto a quello compiuto da un italiano. Ma un omicidio chiaramente, quando si toglie la vita a una persona, è uno scandalo che venga compiuto da un cittadino italiano, ivoriano, svedese, americano, eccetera, eccetera. Il tema è, l'avete spiegato voi, qual è la realtà e la responsabilità del governo italiano. Il cara di Mineo è un buco grosso così. Avete dimostrato voi che ci sono, senza bisogno di grandi 007, non c'era James Bond, immagino, nella vostra redazione, a far vedere come dalla Sicilia vengono portati, peraltro vorrei capire con quali soldi, abbiamo sentito 2000 euro per il viaggio, dalla Sicilia verso Bologna. Nei giorni scorsi, ricordo, è morto qualcuno... Quelli sono soldi che raccolgono i migranti, ovviamente. Cioè, come fanno 2000 euro? Madonna, i migranti nella Costa d'Avorio probabilmente 2000 euro sono soldi veri, però anche questo è un argomento da populismo forse. E infine chiudo così, lascio parlare anche gli altri, vi ricordo che alcuni giorni fa se ne è parlato con grande attenzione su tutti i giornali, e poi chiaramente anche questo tema è sparito, anche lì non c'era James Bond, delle persone sono morte perché raccolgono i pomodori con i caporali. E allora, se, cari miei, se questo Stato permette situazioni come queste,
Ma di che cosa stiamo parlando? È uno scandalo, è una vergogna e la responsabilità è dello Stato, di questo governo, di Angelino Alfano, insomma di tante persone, ma soprattutto è la responsabilità di chi dell'immigrazione fa un business. E anche qua, Parenzo, business è una parola neutra, non è né buona né cattiva. Io in questa fase non la valuto, la uso come parola neutra, ma la ritengo una cosa molto grave, che sulla pelle delle persone si facciano soldi. Questa era una cosa che fino a qualche annetto fa usavano fare i negrieri, punto. Allora, come il business di voti. Noi tra poco torneremo, scusatemi, noi tra poco torneremo a Paragonia con la nostra Sara Giudice che ci dà i voti che prende l'NCD a Mineo, amica mia, l'NCD a Mineo prende tanti voti e soprattutto tanti soldi con le associazioni, il volontariato, clienti. Certo, le cooperative. Tra pochi secondi ci ricollegheremo con Paragonia, con la nostra Sara Giudice, che vedo tra poco ci darà degli aggiornamenti sul fatto di cronaca dei due migranti assaliti da tre ragazzi italiani. Intanto però vediamo che cosa continua ad accadere in Italia nel romanzo Casa Monica, perché la nostra Maria Grazia Gerina ci racconta di un curioso allevamento di cavalli fatto dai Casa Monica vicino alla Ed è l'anteprima, spiegamolo, di un servizio che si vedrà domani mattina al programma L'Aria d'Estate. Gerina. Bravo. Giusto. Questi cavalli rappresentano un po' il metodo che è stato usato a Romanina. Mettere dei cavalli in lotti liberi per occupare e poi costruire le case della famiglia Casa Monica piuttosto che di Silvio e quant'altro. Romanina, piccola Roma, periferia est della capitale. Tutto ha inizio qui e tutto qui si rimescola. L'edilizia residenziale pubblica costruita negli anni del centro-sinistra e le dimore sfarzose dei Casa Monica. L'occupazione del territorio da parte della famiglia Sinti, più potente della capitale, e i piani urbanistici di Rutelli e Beltroni, che qui volevano portare una delle nuove centralità. Lì c'è la DIA, Direzione Investigativa Antimafia Nazionale. Se è vero che ci sono queste presenze in questi territori, è vero pure che noi con quel palazzo lì non parliamo. Questa secondo me è la cosa più grave. Cioè, si scopre ora che a Romanina ci stanno i Casa Monica. Sono 50 anni che ci sono. I bambini vanno a scuola con i nostri figli, da sempre. Diverse da queste parti non si respira troppo entusiasmo per la manifestazione convocata davanti alla più centrale chiesa di Don Bosco, dove sono stati celebrati i funerali di zio Vittorio. Ma Romanina, a me non mi risulta che c'è la mafia, insomma, la mafia organizzata qui. Io se partecipo perché la organizza il partito di cui io sono iscritto, dopodiché non è che partecipo perché ci sono stati i funerali di Casa Monica, questo non mi frega proprio niente. La giovane segretaria del PD di Morena, dove si trova la casa di zio Vittorio, non la pensa come lui. Io ero all'estero, mi hanno chiesto se era vero o se era un film. Scendere in piazza con molta forza è un simbolo. Sorgi, questa storia non finisce mai di stupirci. È fantastico. È fantastica, sì. Io vi abbraccio, perché anche quella del PD era all'estero. Dov'è Marino, ragazzi miei? Marino sta per rientrare. Io vi abbraccio, vi mando un abbraccio, ragazzi, perché questa trasmissione è spettacolare. Devo dire che ringraziamo il telespettatore Morelli, diciamo, nella sua doppia funzione di ospite e di telespettatore. Vi ringrazio. Prego. Devo dire che per essere solo una storia di mafia ci sono troppe cose dentro, no? Cioè, se fosse solo mafia, solo criminalità, quel funerale sarebbe perfino... Cioè, una grande mafia non avrebbe fatto un funerale di quel genere, no? Perché è un modo di farsi scoprire, è un modo... Cioè, beh, però la mafia potrebbe, ci sono due chiavi di lettura su questo. Quello che si capisce questo. Invece è che c'erano delle cointeressenze molto forti, cioè... perfino con amministrazioni precedenti, insomma. Cioè, questi Casa Monica che ora sono... additati come degli specie di Al Capone, c'è stata un'epoca in cui erano dei benemeriti. Beh, e questa è la cosa che bisognerebbe approfondire. Più che un'epoca in cui erano degli benemeriti, l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, domenica qui ha parlato praticamente di una specie di rete di protezione molto singolare che ha impedito a determinati fenomeni di venire a galla. Io lo chiedo a Fassina, che è anche romano, cioè, che cosa insegna questa storia, che cosa può esserci, diciamo, dopo questa storia? Ma insegna che ovviamente è necessario un'attenzione diversa da quella che c'è stata. Per quanto riguarda il funerale,
è evidente che ci sono stati degli errori, ci sono state probabilmente... Fosse stato lei sindaco sarebbe tornato alle vacanze per assolutamente questo? Assolutamente sì, devo dire che ho trovato inaccettabile la posizione di Marino, lo dice uno che l'ha votato e che lo ha sostenuto fino alla fine, credo che sia stato individuato come capro espiatorio di problemi molto profondi. Però su questo lei pensa che abbia torto? Credo che nella situazione che c'è, ma anche prima del funerale, credo che il quadro romano con un consiglio dei ministri che deve decidere se commissariare o meno la città richiedesse la presenza del sindaco. Quest'anno le ferie il sindaco non le faceva perché a Roma c'è un'emergenza e fare le ferie dall'altra parte del mondo quando a Roma c'è un'emergenza non è il miglior segnale che dai ai tuoi cittadini. Beh, che sei convintamente una posizione molto forte. Noi torniamo tra pochissimo, non ci siamo dimenticati dell'altro sindaco di Pietrasanta Mallegni che coinvolgeremo a breve. Stiamo per tornare, a tra poco pubblicità. Eccoci, io direi direttamente, dopo aver tirato fuori l'ennesimo capitolo della lunga saga del romanzo Casamonica, iniziato col funerale ormai 10 giorni fa, andrei da Massimo Mallegni, che è sindaco di Pietrasanta, uno dei volti nuovi di Forza Italia, per chiedergli di fatto che cosa pensa del suo collega, anche se le dimensioni della città sono un po' diverse, Ignazio Marino, se effettivamente lei, se fosse stato sindaco di Roma, avrebbe proibito quel funerale. Ma i funerali, guardi, i funerali non vengono comunicati al sindaco il giorno prima. Quelli normali quindi... però questi qua sono un po' particolari. Io fortunatamente non ho questa famiglia o queste famiglie nella mia città. Averlo saputo probabilmente impedirle no, perché i funerali non si possono impedire. Probabilmente manifesti, cartelloni e anche polizia municipale di scorta forse l'avrei evitato, però bisogna sempre trovarcisi in queste occasioni. Io sicuramente non sarei andato in ferie, io peraltro non ci sono andato, quindi avrebbe fatto per lei è facile, sindaco di uno dei comuni col più alto tasso di turismo in Toscana, il mare sotto casa. Marino no, deve fare qualche chilometro. Ma insomma, mica tanti, Roma è famosa per avere la spiaggia, quindi comunque questo rientra nella sensibilità di ciascuna persona. Quindi non lei si può al giudicare. Posto di Marino sarebbe rientrato dalle ferie o non ci sarebbe andato? Ma guardi, io credo che le ferie bisogna farle alla fine per riposarsi. Giusto. Ogni tanto, probabilmente questo per Roma è il periodo più sbagliato. Anche se Roma è sempre, come dire, un comune dove tutti i giorni c'è qualcosa, ma la problematica che in questi giorni, in queste settimane, sta affrontando questi mesi, sta affrontando Roma, probabilmente presuppone la presenza costante del sindaco all'interno del municipio. Qualcuno ha detto meno male che è andato via, che stia pure in vacanza, ma io credo che se uno fa il sindaco è bene che stia in ufficio. Allora, grazie sindaco. Intanto vorrei tornare un istante a Palagonia, dove abbiamo riacciuffato la nostra Sara Giudice, che si trova davanti alla Camera Ardente, dove è in corso la funzione della famiglia. Sara, vedo c'è ancora gente, vedo lì, no? Ci senti? Sì, Davide, è appena stata chiusa appunto la Camera Ardente. E nel frattempo appunto arriva questa notizia, due ospiti del CARA di Mineo, provenienza del Gambia, sono stati aggrediti e derubati lungo una strada provinciale non distante da Palagonia. Sono stati fermati tre giovani italiani che in questo momento si trovano proprio alla caserma di Palagonia. Naturalmente, come potete immaginare, questo sta contribuendo a esasperare in qualche modo il clima. I cittadini sono preoccupati che questo ulteriore episodio possa esasperare ulteriormente gli animi. Sì, è infatti uno dei grandi temi, e lo chiedo al direttore Sorgi prima, se effettivamente questa perdita di controllo delle istituzioni sul fenomeno dell'immigrazione non possa generare dei problemi di ordine pubblico generale. Questa è una piccola spia quella che stiamo raccontando stasera, ma potrebbero succedere fatti più eclatanti? C'è un rischio di ordine pubblico generale da questo punto di vista? Ma se si continua a non occuparsene in questo modo, cioè è abbastanza prevedibile con quello che sta succedendo attorno al CARA di Mineo, bisognerebbe rafforzare il controllo, no?
non solo per evitare che scappino quelli dal buco, certo, nella rete, ma per evitare che ci sia qualche fanatico che può... atti di fanatismo o anche dei momenti di follia, quando la situazione è così calda, si possono verificare, no? Cioè, si sorvegliano gli stadi, perché? Non perché i tifosi sono cattivi, ma perché se una partita accesa, particolarmente combattuta, poi dopo ci possono essere delle violenze, no? In questo momento il CARA di Milano è una polveriera, no? O si affrettano a chiuderlo, ma chiudendolo, come abbiamo visto, chiuderebbero la più grande industria di quella zona. Assolutamente. È anche una il centro fonte, più grande d'Europa. Cioè. È una fonte di finanziamento di un partito, a quello che dice Odven. A quello, no? Che dice Odven. Allora, a proposito di situazioni esplosive, oltre a quella di Mineo, non so se abbiamo la possibilità, prima le vedevo sul nostro schermo, queste immagini che ci arrivano in diretta dall'Ungheria, perché le notizie in realtà anche lì, la polizia nel tardo pomeriggio ha sgomberato la stazione e pare che all'ultimo poi i migranti hanno rioccupato la stazione e sono ancora, adesso appena ci arriveranno le immagini con calma, non c'è problema, le vedremo, pare che i migranti davanti alla stazione sono ancora lì, con questa contrapposizione tra poliziotti e migranti che attendono di sapere quale sarà il loro destino. Su Budapest e su Orbán, che è una storia straordinariamente anticipatrice, no? Nel senso che quando fai la campagna dall'opposizione e la costruisci sull'immigrazione, lavori diciamo sul sentimento della gente, sulle ansie, sulle angosce della gente, quando la devi gestire, cioè Orbán che ha tirato su il muro, gli è scoppiata tra le mani una cosa più grande di lui, no? Che in qualche modo lui ha fomentato. Quindi lei dice, direttore, cioè, che queste politiche fatte all'opposizione hanno un impatto, sì, quando vanno al governo il risultato è quello. Raccontate dall'opposizione. Fassina. No, perché appunto Orbán non ha avuto Mare Nostrum, Orbán non ha avuto diciamo un governo lassista, Orbán ha cercato con i muri, con le politiche più feroci possibili di bloccare un fenomeno che si è trovato a dover poi affrontare in modo assolutamente inadeguato, quindi bisognerebbe come dire, riconoscere gli errori e i dati inaccettabili, sono stati indicati, il buco nella rete, l'assenza di una aggiunta protezione a Mineo nel momento in cui ci sono fatti così gravi. Dopodiché, ripeto, siamo di fronte a un fenomeno che va affrontato a più livelli e quando si dice l'Europa bisogna ricordare che stiamo parlando purtroppo di stati diversi, ciascuno dei quali pensa di poter risolvere il problema gestendolo da solo, cosa che ovviamente, come le immagini dell'Ungheria evidenziano, non è possibile. Ma c'è di più, perché il governo... Fa politica. Ma cioè, posso far notare due aspetti? Quando annuncia l'accoglienza fa politica contro Orbán. Cioè, fa politica da una posizione di governo forte. A Castaldini chiederei, come dire, se le falle nell'Europa alla fine hanno portato Orbán, cioè quindi una proposta di estrema destra, alla guida dell'Ungheria, ma voi come nuovo centrodestra non temete che le politiche della maggioranza in questo senso non favoriscano l'ascesa, e adesso è contento pure Morelli, di proposte tipo quella della Lega? Ma guardi, finché il leader è Salvini siamo sereni, nel senso che... Ha sentito Morelli? Secondo me se sereno, perché se sereno ma guardi, le spiego, perché finché sereno è un'accezione, poi voglio intervenire io. Grazie, molto gentile, siamo serenissimi, nel senso che è evidente che si ferma a un 15%, un'incapacità di fare alleanze nei vari territori, nelle varie amministrazioni, ed è per questo che sono serena, perché finché il leader è uno che come proposta massima ruspare, andare a occupare le prefetture, bloccare l'Italia per 3 giorni, io mi sento tranquilla e serena nell'andare avanti, nella mia operazione di far riforme, di cercare di risolvere il problema, forse almeno di portare al tavolo dell'Europa l'immigrazione. Morelli, però, arriviamo da lei. Un secondo, no, beh, voi non ci provate, voi dite 3 cose, sempre le stesse in tutte le trasmissioni, per cui voi ci provate così. Dovreste in realtà farvi carico di quel dissenso che Salvini sta canalizzando. Appunto, scusate, per farlo diventare, come dire, risposta, perché altrimenti sì, voi dite tanto lui più di quello non prende. Posso far notare una cosa? La prima è che la persona che è stata l'assassino che è stato catturato, presunto assassino, è stato catturato perché appena entrato nel Carabineo sono stati fatti dei controlli dalla polizia, ok? Che era presente lì, per cui
bisogna raccontare tutta la storia della realtà. Gente, e questo è questo, che ha notato qualcosa che non andava, là, perfetto, minuto, per cui Morelli, controlli perché... all'interno. Ribadisco, il Caramineo non è un CIE. Ok, i CIE, c'è stata una discussione dell'estrema sinistra che non li ha mai voluti, oggi rimessa in discussione anche da un PD un po' più maturo che capisce che forse vanno fatti anche così dei rimpatri, che va capito come viene gestito il rimpatrio, perché se tu non puoi tenere in detenzione lo straniero è evidente che poi dopo non lo puoi mandare via in maniera abbastanza veloce. Ecco, su questo io credo che bisogna dare dei segnali chiari, cioè rimpatri veloci e soprattutto riportare in agenda europea dal 14 settembre qualcosa che noi abbiamo detto da un anno e che evidentemente Morelli, finalmente Morelli, voi parlate giustamente di Orban e di quello che sta avvenendo in Ungheria, vedremo come, diamogli qualche giorno di tempo magari, perché lì sì è un'emergenza, perché lì era inaspettata a causa delle telefonate che dall'Italia partono, che grazie a tutti noi paghiamo 2,50 euro di tesserina telefonica ai clandestini che arrivano, questi dai, logicamente chiamano a casa loro, però da una parte c'è Orban che è sicuramente cattivo, brutto eccetera eccetera, dall'altra parte c'è l'Inghilterra e allora noi semplicemente teniamo le posizioni degli inglesi, così non siamo né di destra né sinistra, né brutte cattive. Ma se qualcuno vuole andare a imparare l'inglese non ci va. Ma cosa sta dicendo? Signora, io l'ho fatto intervenire. Ma lei ce l'ha un cugino che è andato a imparare l'inglese a Londra? Ma di che cosa sta parlando? Quindi l'Inghilterra sta dicendo alle signore come quella che c'è in studio. Mi chiamo Valentina Castaldini. Mi chiamo Valentina Castaldini. Le ho dato della signora, mica l'avrò offesa, signora mia. Ho un nome e un cognome. Va bene, come la signora. Che mi chiamo Valentina Castaldini. Se beh, mi fa basta, finire, disputa sui nomi. Perché sta, finisce il tempo, signora. Quindi se mi fa finire mi fa un piacere. Sì, perché voglio sentire alla anche signora Malleni. In Inghilterra la metterebbero in galera per 5 anni se ospita i clandestini. Sì, lo se sa vado a studiare o no? L'inglese? Che è la chiusura di Schengen, non so se ha presente. Ha presente? Se vado a studiare guardi l'inglese che è una come tutte le persone del governo inglese, amiche, legga. È la legga, chiusura le, di Schengen, non so se le ha trasmissione oltre a Schengen. Basta che legga i giornali, è una basta proposta del governo inglese. Morelli, il che fatto non che permette sia più neanche inglese, ai comunitari di andare in proposta. Malleni, il fatto che sia del governo inglese non le dà un manto sacrale di ottima proposta, quella che è stata fatta da Cameron. Malleni... Però non gli darete mica del populista. A lui no. Perché no? Non è detto, potrebbe avere sorprese da questo punto di vista. Però io volevo chiedere a Malleni, sindaco di Pietrasanta, uno dei volti nuovi di Forza Italia. No, che vediamo rimarrò un volto nuovissimo, perché dopo 45 minuti mi avete fatto fare 8 secondi di intervento. No, quali 8 secondi? Ha parlato più volte. Nessuno si ricorderà di noi. Assolutamente no. Castaldini diceva che lei non farete l'alleanza con Salvini, la farete o no? Guardi, ascolti, lei parla con uno che ha un comune dove è governato da un centrodestra unito insieme a Salvini, quindi quello che diceva la signora NCD è fuori luogo. Mi fa parlare oppure parla sempre lei? No, parli. Allora, parli. Voglio dire, prima che mi sfumiate con la fine della trasmissione, che i cittadini italiani stasera hanno ascoltato tutta una bella serie di ragionamenti sull'Europa, eccetera, eccetera. Poi ci sono quelli che, come nel mio comune e in tanti altri comuni italiani, vivono la quotidianità, dove hanno regioni che ospitano 4.000, 5.000, 6.000 persone che immigrati, e ci sono quei cittadini che, anche se stranieri e da tempo vivono sul territorio nazionale, che sono ormai all'interno della nostra comunità. Quindi non ci sono questioni o posizioni di immigrazione contraria, quindi ci sono delle questioni legate agli stranieri che devono essere cacciati o non devono essere aiutati, perché sono anni che l'Italia li aiuta. Allora, l'unica questione che noi poniamo è che non è accettabile che per ciascun immigrato che oggi arriva col barcone vengano previsti 35 euro quando nelle nostre comunità, siano esse gestite dal centrodestra o dal centrosinistra, vi sono famiglie di italiani o di stranieri che sono anni che vivono sul territorio nazionale. Abbiamo l'esempio di quel personaggio dell'immigrato che ha sacrificato la propria vita per difendere un supermercato
bloccato da quella questione, dalla persona armata. Bene, allora noi è questo che dobbiamo spiegare agli italiani. Noi dobbiamo dire che c'è un sistema italiano rispetto ad un'Europa dove il sistema italiano ha poca considerazione, almeno fino adesso, dove non si è fatto poco o si è fatto niente rispetto al sistema europeo, e dove c'è un'Italia che pensa di risolvere le proprie questioni scaricando sulle comunità locali, come la mia e come tante altre, l'incapacità della gestione di questo sistema. Grazie dell'immigrazione. Malegni. Questa è la realtà dei fatti. Allora, quando vogliamo, Sindaco, parlare di queste cose, bisogna parlarne in maniera concreta. La rinviteremo ancora, perché ha visto che ci sono centinaia di famiglie in lista d'attesa, italiani e anche non italiani, per la casa. Quindi come facciamo a spiegargli a questa gente che a 35 euro al giorno fa più quasi 1000 grazie, euro al mese? Grazie, come allora, si fa a spiegarglielo? Si è cronometrato, ha visto che comunque ha recuperato e ha parlato giustamente più di parenti. Noi ringraziamo Massimo Malegni. Impossibile parlare più di parenti. No, ringraziamo Massimo Malegni, Morelli, il direttore Sorgi, Valentina Castaldini, Stefano Fassina, e torniamo domani con noi sarà Mario Monti, no, insieme a Mario Monti, insieme a stavolta Ferruccio De Bortoli e Marco Travaglio. Ci vediamo alle 23. Marco Travaglio. E Calderoli. E anche della Calderoli, Lega, ma non lo sapevo questo quanto. Non te lo ricordavi, perché non se lo ricorda mai. Ore 20 e 30. Non se lo ricorda mai. A domani.